Sacro Monastero della Madonna di Sopra. Il monastero fu costruito nel XIII secolo dal duca Michael di Comneno, despota dell'Epiro. Oggi il monastero è mantenuto vivo grazie alla cura costante delle suore che vivono lì. Si tratta di un grande monumento, costruito in una splendida posizione, con una storia e tradizione che vanno oltre i normali limiti di un monastero. Oggi è attivo il monastero femminile e all'esterno si conserva, quasi per intero, la brillantezza originale, mentre all'interno è presente l'antica atmosfera mistica. Il tempio è dedicato alla Natività di Maria Vergine ed è stato chiamato Madonna di Sotto, a distinguerlo dalla grande cattedrale chiesa della Bizantina Arta, la Madonna Parigoritissima. Il frutteto interno, vale a dire lo straordinario vestito del cortile con limoni, aranci e le aiuole e i giardini fioriti, rendono il luogo un vero giardino della Vergine e compensa il visitatore offrendo profumo e giubilo.